Sono in compagnia di Samantha e Francesca Tanzarella, che sono il cuore pulsante di questo meraviglioso evento che si sta tenendo qui nella Galleria Mongolfiera. Andiamo a vedere un po' più da vicino e a conoscere meglio quelli che sono i dettagli di questa bella manifestazione. Io inizierei con te, Francesca, innanzitutto benvenuta a Polifemo. Poi raccontaci un po' questa manifestazione, come nasce e la sua storia. Allora, questa manifestazione nasce dal 2017 con la prima edizione, quindi novità assoluta per la galleria e per Taranto soprattutto. In un centro commerciale magari non si era mai visto un tatuaggio realizzato dal vivo. Abbiamo portato avanti questo evento, diciamo, perché è piaciuto tantissimo alla gente, piace anche al nostro direttore Stefano Derrigo, che ci dà la possibilità di sviluppare questi eventi. Va benissimo, allora proseguiamo con te, Samantha. Allora, come diceva giustamente Francesca, un evento molto particolare che si tiene qui nella Galleria Commerciale Mongolfiera, che di solito accoglie sempre delle bellissime manifestazioni come questa, che addirittura associa fumetti, tatuaggi e cosplayer. Dici qualcosa in più? Sì, diciamo che questa associazione è stata fatta proprio perché si parla sempre di arte. Tatuatori, fumettisti utilizzano sempre le mani per creare qualcosa di innovativo, di bello, che può essere magari un disegno fatto a matita o riprodotto poi sulla pelle tramite gli inchiostri che utilizzano i nostri tatuatori. E poi, se ci riflettiamo, in effetti il fumetto ha alla base un ottimo disegno, così come ce l'ha il tatuaggio, quindi poi non sono così lontani. Beh, no, anche perché molti nostri tatuatori sono degli artisti a 360 gradi, proprio perché partono come disegnatori, infatti in primis la loro base è riportare su carta un disegno che poi andrà messo sulla pelle. Quindi, come ci anticipava Francesca, qui oggi è proprio possibile vedere dal vivo come si realizza un tatuaggio, quindi che stiamo aspettando? Andiamo a vedere!